Giacomo Agostino, pedale senaghese, è il nuovo campione lombardo di ciclismo su strada categoria allievi. Il lecchese ha conquistato il titolo al termine della 38esima edizione del Gran Premio Interclub Ponchiera, gara valida anche per il trofeo del Zoppo Bresaole. Il talento lecchese ha battuto allo sprint nel cuore di Sondrio gli 8 compagni di fuga. Molto dura, soprattutto negli ultimi chilometri di una salita. Ho tenuto duro fino alla fine, poi in discesa la discesa è stata molto veloce. Abbiamo un po' combattuto per prenderla, per scollinare davanti, e niente, alla fine sono entrato per primo sull'arrivo, ho fatto la volata, sono riuscito a vincere. Sul podio i bresciani Francesco Baruzzi e Marco Loda. Gara subito movimentata da un generoso tentativo di fuga a Caiolo, anche se le salite del percorso hanno ristabilito ben presto le gerarchie. Dal comitato regionale arrivano parole d'elogio per la storica gara valtellinese. Bella, combattuta, sono usciti dei gran bei nomi. L'arrivo è stato veramente un bel arrivo, con un arrivo, l'ho detto prima, con dei ragazzi bravi che secondo me faranno bene pure all'italiano. In Piazza Garibaldi a Sondrio la soddisfazione degli organizzatori era palpabile per una prova che segnava anche la medaglia d'oro Francesco Dioli alla memoria. Per la prima volta in Valtellina, provincia di Sondrio, abbiamo avuto la possibilità di ospitare il campionato regionale lombardo. Questo secondo me è una cosa che ci rende orgogliosi di quello che facciamo, perché in tanti anni, 38 gran premi, ci hanno premiato la federazione regionale ci ha premiato, ecco, per questo impegno. La Coppa Agostino Bombardieri al miglior valtellinese è andata a Matteo Compagnoni della SD e Valtellina Pedale Morbegnese, per una Valtellina sempre più votata al ciclismo. È stata abbastanza dura, la salita, fino alla salita del Ponchiera sono stato lì col gruppo e poi ho subito un po' la salita, poi mi sono filato giù in discesa e sono arrivato al traguardo. Porta Turismo è in assoluto uno dei connubi più forti, insieme probabilmente al comparto, diciamo così, della gastronomia e della qualità della vita e dell'ambiente. In particolare poi all'interno di questo sport e turismo sicuramente il connubio Valtellina e bicicletta è uno dei più forti, dei più attrattivi e sui quali probabilmente è opportuno non solo insistere ma continuare a crederci e investire. E con il Ponchiera per il movimento ciclistico provinciale si è conclusa una primavera di primissimo piano per gli appuntamenti del ciclismo giovanile. Ieri a Trieste è andato in archivio anche il Giro d'Italia Under 23 con il valtellinese Alessio Martinelli, maglia bianca, di miglior italiano grazie al suo 6° posto nella classifica generale. Un evento riuscitissimo, una bellissima giornata, ci aspettavamo una gara spettacolare e così è stata. Abbiamo eletto oggi il campione regionale e questo per la città di Sondrio e per l'Interclub Ponchiera può essere una grandissima soddisfazione.